Nome: Elisa. Chiara. Cognome: Balsamo. Consonni: Anno di nascita: 1998. 1999. Segno zodiacale: Pesci. Cancro. Professione: Ciclista. Ciclista. Impegnata o single? Impegnata. Nessuno dei due. Sei gelosa? Un pochino. Dalle persone a cui tengo, sì, abbastanza. Tre aggettivi che ti descrivono in modo compiuto: determinata, precisa e coccolona. Casinista, solare e simpatica, dai. Tre aggettivi che la descrivono in modo compiuto: pazza, estroversa e altruista. Altruista, una persona un po' pignola certe volte, solare anche lei. Falle un complimento legato al ciclismo: sei molto abile. È una persona che per raggiungere i suoi obiettivi dà tutto, quindi non si ferma davanti a un ostacolo e cerca di superarlo in qualsiasi modo per appunto raggiungere gli obiettivi che si prefissa. Falle un complimento fuori dal ciclismo: ci rallegri sempre tutti. È una persona su cui si può contare, se ho un problema so che lei può sicuramente aiutarmi in qualsiasi modo. Una cosa sua che proprio non sopporti? Russa. Quando si mette in testa che una cosa non gli va bene, allora fa di tutto per cambiarla e davvero, se gli passa sopra un camion, non le fai cambiare idea. La bicicletta per te è? Un lavoro con il divertimento. Sacrificio. Soddisfazione per te è? Alzare il braccio al cielo. E ripagare tutti i sacrifici. Ricordi la tua prima vittoria? Forse sì, tanti anni fa. No, da piccolina, però no, non me la ricordo. Ricordi la tua ultima vittoria? Sì. Sì, la Madison all'Europeo Under 23 con Martina. Qual è la persona o le persone più importanti nella tua vita? Il mio compagno, la mia famiglia e le mie amiche più strette. Sicuramente la mia famiglia. Hai mai pensato di smettere di correre? Una volta o due, sì. Sì, tante volte. E quando ero piccolina soprattutto, però adesso capisco che stavo sbagliando e che ho fatto la scelta giusta. Definisci la parola fatica. Se devo immaginarla, una salita lunga, 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 lunga. Sofferenza, la parola è difficile, nel senso che fatica è secondo me andare oltre i propri limiti, che i limiti che ci stabilisce il corpo, ma anche la mente, questo insomma. Che cosa significa fare la vita da atleta? Significa non mollare anche quando la tua testa o le tue gambe ti direbbero di mollare. Rinunciare a tante cose, ma rinunciare a queste cose che porterà sicuramente al raggiungimento di un obiettivo che ci si prefissa. Qual è la rinuncia più pesante? Essere spesso via da casa. Uscire con le amiche sabato sera. Nel senso che tante cose che magari prima facevi adesso non puoi più fare, quindi quello. Che cosa vorresti mangiare e non puoi? Lasagne tutti i giorni. Mangio un po' di tutto, però tante volte al ristorante, magari uscire anche a cena, come ho detto prima, bisogna fare dei sacrifici, quindi magari una pizza ogni sabato sera che ti fa sudare un po' di più in salita. Pizza preferita? Scaglie di grana, pomodorini e bresaola. Bufala. Birra o vino? Vino. Birra. Acqua gassata o liscia? Dipende. Gasata tutta la vita. Spritz o prosecco? Prosecco. Spritz. Fai mai uno strappo alla regola? Ogni tanto sì. Sì, forse dovrei imparare a farne un po' meno. Chi è più forte in salita? È un po' la guerra dei poveri, però direi io, dai. Elisa, sicuramente. Chi è più forte in volata? Dipende dai giorni. Diciamo che ce la giochiamo, però penso che lei abbia un po' più di fatti di me. Chi è più brava in discesa? Lei. Io, perché mi butto a occhi chiusi. Chi riesce a portare più borracce? Lei. Io. Sono un po' spericolata anche su quello. Chi ha più successo con i ragazzi? Lei. Io forse? No, non lo so, però boh, ci penso. Chi cura di più il suo aspetto? Lei.
Anche oggi guarda come mi sono truccata. Vi definireste amiche? Molto. Sì, sicuramente. Chi è davvero un'amica? Quella persona che c'è sempre, che riesce a leggerti dentro anche quando gli altri non riescono. Un'amica è una persona con cui condividi tante cose. Io e lei condividiamo praticamente la stanza da, non so, 3 settimane. Anche quello fa tanto, ma è anche una persona che, come ho detto prima, puoi sempre contare su di lei e se vede che c'è qualcosa che non va sicuramente riesce a risolverlo e a aiutarti, diciamo. Chi cucina meglio? Io. Siete mai andate in vacanza insieme? No. No, abbiamo fatto però l'ultimo Ferragosto insieme. Mi ha invitata a Sarnico, al suo paese, e abbiamo fatto il giro in barca tutte insieme. La domenica mattina, senza corse, si dorme fino a tardi? Sì. Sicuramente, anche gli altri giorni. Se fosse per me gli altri giorni uscirei sempre a mezzogiorno. Cosa fai se vedi delle briciole sul pavimento della cucina? Passo l'aspirapolvere. Le lascio lì, aspetto che le pulisca la mamma. Cosa fai se l'allenamento prevede una salita e non ne hai voglia? Allora, o chiamo il mio preparatore oppure cerco di autoconvincermi che la devo fare. Mi metto le cuffiette nelle orecchie, alzo la musica a blocco e guardo un po' il panorama, insomma. Me la faccio passare. Chi è più generosa fra voi due? Ma penso che siamo tutte e due piuttosto generose. Penso di no. Rispetti sempre le regole? Tendenzialmente. No, quasi mai. Sono sempre quella che va contro. Cioè, anzi, mi piace andare contro le regole, però in certe situazioni so che ci sono delle regole, quindi le rispetto. Ti dicono mai di abbassare il tono di voce? No, però lei sì. Sì, di abbassare la voce perché urlo troppo. Questa l'hai fatta per me. Quanto tempo al giorno dedichi ai social? Non tantissimo. Tantissimo, forse troppo. Mi piace fotografare i paesaggi in cui vado e condividere con tanti quello che faccio. Ti piace fare i selfie? Non particolarmente. Sì, tantissimo. Anche, ecco, un modo per passare la salita è farmi selfie durante la salita. Ti piace essere fotografata? Solo ogni tanto. Sì. Qual è la parte più noiosa di una gara? Il trasferimento. L'inizio, allora dipende che gara, però diciamo quando ci sono dalle 2 alle 3 ore, quell'ora lì non passa. Qual è la parte più eccitante di una gara? Gli ultimi 2 chilometri. La fine. La tua vacanza ideale? Al mare, ma con dei reperti storici da visitare. All'estero sicuramente, visto che non ho mai potuto a causa della scuola. E boh, all'estero, al mare sicuramente, non in montagna. Ti sei mai vergognata di andare in spiaggia con l'abbronzatura da ciclista? Sì. No. No, no. Ci sono rimedi possibili? Non penso. Sì, le lampade. Ecco, io sono una che mi faceva le lampade, quindi non ho mai avuto questi problemi. Cosa invidi a lei? La sua solarità. La sua cura dei minimi dettagli. Allora, tante cose. Però, cioè, davvero Elisa è un'atleta che invidio tantissimo. Cerco di prendere il più spunti da lei perché davvero è attenta a tutti i particolari. Come ho detto prima, se c'è un ostacolo, lei cerca di superarlo. E davvero, secondo me, diventerà anche un'atleta di primo livello e lo sta già facendo vedere. Che cosa ti spinge ad alzarti ogni giorno e uscire in bici? Penso tutto il gruppo di persone che lavorano con me e che mi incitano ogni giorno a andare avanti. La voglia di far diventare la bici il mio lavoro. Libro preferito? 900 di Baricco. Non ce l'ho, mettiamo non ce l'ho. Film preferito? Non lo so. Aspetta, come si chiama? Giuro ce l'avevo in testa. Cavolo, aspetta. Quello con... com'è che si chiama? Alla ricerca della felicità. Dille qualcosa di carino. Grazie di tutto, ti voglio bene. Allora, ti voglio tanto bene.
e per me è una persona, come hai detto, ho avuto l'onore di conoscerla, è davvero una persona speciale sia nel ciclismo ma anche fuori. Dille qualcosa di antipatico. Smettila di fare casino in camera. Fammi ascoltare la musica ad alto volume, ti prego. Falle un in bocca al lupo per la stagione che viene. In bocca al lupo, ti voglio bene. In bocca al lupo per tutto, non solo per questa stagione che dovremmo condividere ancora per tanto tempo e per tutta la vita, insomma, quello che aspetta. Com'è la vita con la mascherina? Difficile, speriamo che se ne vada presto. Dura, speriamo davvero che finisca, perché è davvero non solo per noi, però per tutti è diventato comunque tanto pesante e anche ci ha cambiato insomma la vita.